Abbiamo fatto un passaggio da quelli che sono in questo momento i cantieri più importanti in via Bolzano, legati alla viabilità per la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale, quindi un camminamento pedonale che congiungerà la ciclopista dell'Arno alla ciclopista del Chianti. In particolar modo si stanno ora svolgendo le lavorazioni per che la bretellina di accesso tra Sant'Andrea e Piazza Casprini possa essere a due corsie. Siamo poi passati al cantiere del nuovo asilo della Rodari, già a buon punto, con il getto delle fondamenta. Abbiamo visto poi i lavori che abbiamo fatto all'interno della scuola elementare Rodari con i nuovi infissi e una sistemazione del resede esterno. Siamo poi passati al Teatro Comunale, uno dei cantieri più importanti attualmente aperti, finanziato con un bando PNRR. Anche lì le lavorazioni ora stanno veramente entrando nel vivo. Si comincia a vedere quello che sarà il nostro Teatro Comunale quando riaprirà, e poi qui alla Rosa Caiani, nel cantiere della Rosa Caiani, che vedete alle mie spalle, che tra tutti i cantieri di lavorazione è sicuramente quello più avanti, un lavoro innovativo che potrà accogliere i nostri bambini e le nostre bambine già da settembre 2025. Qui i lavori stanno procedendo di buon passo, entro la fine del mese si completano il montaggio delle strutture in legno, perché qui le strutture appunto sono in legno, e poi si proseguirà con i cappotti e le finiture interne. Questa volta invece fare una classica struttura in cemento armato in acciaio, come si sono sempre fatte, come abbiamo fatto anche al Doccio, dove si è fatta una struttura in acciaio, si fa una struttura in legno, quindi una struttura in pannelli XLAM. Quella che vedete adesso è la loro ossatura. Quando la scuola sarà completata non lo vedrete più in legno evidente come adesso, sarà completamente cappottata. È una scuola NZEB, quindi energia quasi zero, e diciamo le sue caratteristiche innovative sono proprio queste: il bassissimo consumo di energia e una struttura in legno che da un punto di vista sismico è molto più prestante. Il Comune ha deciso di sostituire, quindi demolire il vecchio e costruire un edificio nuovo secondo criteri innovativi e di sostenibilità. Infatti la struttura, come potete vedere, è completamente in legno, che garantisce una notevole leggerezza, ma soprattutto una elevata antisismicità della scuola. Oltre al fatto di essere completamente smontabile e disassemblabile a fine vita, che è una delle richieste specifiche del PNRR con cui è finanziata la realizzazione. La scuola sarà improntata, come dicevo, a criteri di sostenibilità, innovazione, oltre a quindi al discorso del legno, c'è tutto il discorso impiantistico, quindi saranno integrati pannelli fotovoltaici, l'impianto di riscaldamento sarà un impianto a pavimento radiante, non verranno utilizzati sostanzialmente combustibili fossili, perché sarà tutto alimentato con pompe di calore integrate con i pannelli fotovoltaici. Ci sarà un'illuminazione completamente a LED, che garantirà quindi bassa manutenzione, un buon comfort visivo, soprattutto una lunga durata nel tempo degli apparecchi. Esternamente sarà tutto rivestito da un cappotto, quindi da un isolante, diciamo completato da una rasatura finale, quindi esteticamente sarà simile a un intonaco. Internamente verranno realizzate delle contropareti di cartongesso, sempre isolate, non più per una questione termica ma acustica, quindi per garantire anche un comfort acustico all'interno della scuola, e per il passaggio di tutti gli impianti tecnologici.